Primi Preso? In questi 2 primi mesi di lavoro nel gruppo, i film radiocromici RCF sono dei rivelatori usati per la dosimetria delle radiazioni ionizzanti e sono capaci di immagazzinare informazioni sulla distribuzione della dose nel piano. Gli RCF sono costituiti da uno o più strati di poliestere esterno e da strati interni, da strato interno, scusate, costituito da composti contenenti dei monomeri organici di acetileni che, quando vengono colpiti da radiazione ionizzante, cambiano la colorazione dello strato in bluastro, nerastro, per un sistema di polimerizzazione del substrato, cioè i diacetileni si trasformano in policetileno, dando questa colorazione. Questo grado di annelamento varia in base anche alla dose irraggiata e, per opportuna misurazione, si può mettere in relazione con la dose assorbita dal film radiocromico. Sono dei rivelatori autosviluppanti, quindi non richiedono dei processi esterni di sviluppo chimico o altro per lo sviluppo proprio stesso dell'impronta nerastra. Quindi praticamente possono essere poi archiviati e conservati per successive letture. Tessuto equivalente, quindi simile all'acqua o al tessuto muscolare. E poi esistono varie tipologie con sensibilità in relazione all'intensità della dose. In laboratorio praticamente abbiamo utilizzato i modelli HDV2 ed EBT3, ma vengono distribuiti in vari modelli. Gli HDV2 presentano uno strato di base amorfo, o cioè che non è reagente, che serve da struttura, è uno strato attivo. E possono essere utilizzati con range di dose che varia da 10 a 1000 gray. Gli EBT3 invece abbiamo uno strato attivo dove racchiuso tra due strati di struttura o amorfi, e possono essere utilizzati con range di dose tra 0,1 e 20 gray. Chiaramente questo ha una sensibilità maggiore rispetto a un HDV2. Il processo di analisi degli RCF comporta 4 step principali: la scansione dei GAF, l'analisi dell'intensità dei pixel con IMAGE-J, il calcolo del netto D e l'elaborazione di una curva di calibrazione da cui poter ricavare la dose di un campione incognito. La scansione. Per la scansione del GAF è stato utilizzato uno scanner professionale, l'Epson 12.000 XL, e il software fornito dalla casa produttrice, l'Epson Scan 2. I radiocromici vengono forniti in fogli di 8x10 pollici, e quindi vengono forniti dalla ditta distributrice. E quindi devono essere poi ritagliati in opportuni GAF che normalmente hanno una dimensione di un quadrato di 3 cm per 3 cm. Ogni GAF avrà un suo numero di identificazione e un segnale, normalmente una freccetta, un marker, che servirà poi per l'orientamento, orientazione che Dio si voglia, del GAF in fase di lettura e penso anche di ragionamento. Passiamo al posizionamento. Allora, affinché questo GAF venga posizionato nello scanner, è stata costruita una maschera in cartoncino nero con una finestra attiva. La finestra attiva è di 4x4 e servirà a posizionare il GAF nella giusta maniera ed soprattutto a utilizzare la parte centrale della lastra dello scanner, che ha una risoluzione migliore rispetto all'altra parte dell'asse. Tutti i graph verranno analizzati così, tutti nella stessa posizione.
Un'altra cosa da come verrà posizionato il GAF? Lo vediamo in questa figura. Allora, il GAF viene posizionato con la freccia verso la sinistra dello scanner, faccia rivolta in giù, quindi con numero e freccia che appoggiano sulla lastra dello scanner, e nell'angolo in basso a sinistra dello scanner. Tutti i GAF verranno posizionati in questa maniera, in modo tale che l'orientamento sia sempre uguale per tutti, perché si è visto che se si cambia, ad esempio, di 90 gradi l'orientamento del GAF, la misurazione effettuata con l'IMAGE-J cambia. Ci sono valori differenti. I parametri dello scan, dell'Epson scan, i parametri dell'Epson scan saranno una profondità di colore di 48 bit, sono 16 bit per canale rosso, verde e blu, una risoluzione di 150 dpi e abbiamo poi la possibilità sia di mettere il tipo di immagine, che in questo caso sarà un TIFF, il nome del file che corrisponderà al nome del GAF e la cartella di destinazione delle immagini scansionate. Si incomincia con l'anteprima. Con l'anteprima noi abbiamo la possibilità di andare a sezionare quella che qua si evidenzia con le linee tratteggiate, una finestra di scansione. Questo ci permette di ancorare la finestra di scansione precisamente nel perimetro del GAF, dopodiché si può procedere all'acquisizione dell'immagine. Ne verrà fuori una cartella di archiviazione in cui ci sono tutti i GAF scansionati per quel modulo di esperimento, per esempio in questo caso una calibrazione. Subito dopo la scansione si passerà a ImageJ. ImageJ è un programma di elaborazione dell'immagine che consente la selezione di una ROI, quella che qua in questa figura vediamo in giallo, che viene normalmente posizionata al centro del GAF e consente l'analisi del valore medio dell'intensità dei pixel. Sempre in ImageJ, il procedimento è abbastanza semplice perché basta trascinare un GAF, l'immagine del GAF dentro con un drag and drop tranquillamente nell'ImageJ. Restituisce un file chiamato result dove abbiamo dei numerini, quale numero 1 che corrisponde all'analisi del GAF, un altro numero che corrisponde a quello che interessa a noi, la media del pixel media value, e della standard deviation. Questo stesso file verrà poi conservato nella stessa cartella di destinazione dei file dell'immagine archiviate. Dopodiché entra in operazione il OffsXL. Viene richiamato il GAF, viene messo il numero del GAF corrispondente alla media ritrovata e poi con delle semplici operazioni di arrotondamento del numero qua in modo da eliminare tutti i decimali del valore ed l'inserimento della formula del netto D che vediamo qua sopra, netto D uguale a meno logaritmo del base 10 del ipx value medio della ROI area irraggiata diviso l'IFOND pixel value medio della ROI area non irraggiata. Ci darà praticamente il netto D. Una volta ricavato il netto D, possiamo passare alla creazione della curva di calibrazione. Questo file fondamentalmente è il proseguo del primo, del result. Ho cercato di non fare file diversi, ma utilizzare sempre lo stesso file per evitare errori tipicamente umani di copia e incolla sbagliato e altre cose di questo genere. Curva di calibrazione.
Inseriamo intanto la dose erogata. In questo caso specifico, la dose erogata è in unità motorie che viene convertita in centigradi tramite il fattore di calibrazione che abbiamo normalmente scritto nel modulo di calibrazione. Inserita la dose erogata e quindi trasformata in centigradi, abbiamo le due serie di dati, il netto D ed la dose erogata, che ci permettono di costruirci un grafico. E su cui creeremo anche una linea di tendenza, in questo caso è una linea di tendenza polinomiale di terzo grado con un coefficiente di correlazione al quadrato di 0,9998, che è molto vicino a 1. Quindi teoricamente la linea passa quasi passa sui punti di calibrazione. Poi tramite una piccola formuletta che grazie web, ho trovato su web, Excel ci permette anche di fare una matrice con i coefficienti della linea di tendenza, che saranno molto utili per la successiva fase, che è quella della dose calcolata di un campione incognito. Il campione incognito, un grafo, praticamente non si farà altro che scansionarlo, come abbiamo detto prima, ritrovare l'intensità e il fondo ricavato dalla zona non irradiata del grafo, e calcolare il netto D del campione incognito. Una volta calcolato il netto D del campione incognito, applicare i fattori della linea di tendenza, cioè applicare l'equazione della curva e avere in questo caso il risultato della dose ricavata dalla curva di calibrazione. Io con questo ho finito, diciamo, quello che reputo aver fatto fino in questo momento, cioè chiaramente tutto questo è stato fatto step by step con sicuramente l'aiuto di Giuliana, l'aiuto di Cristina e mi dispiace aver dato, ma purtroppo avevo di bisogno di informazioni supplementari. Allora, io vorrei un paio di domande. Sì. Quindi in questo momento qual è lo stato del lavoro? Cioè, tu hai fatto questo file Excel. All'interno di questo file Excel cosa c'è? Noi abbiamo, all'interno del file Excel, fondamentalmente abbiamo tutto ciò che è l'image J, quindi il file result dell'image J, da questo come ho ricavato il netto D e da questa se è una curva di calibrazione, la curva di Lo calibrazione. rimetti quell'immagine, l'ultima diapositiva? No, Ok. l'ultima. L'ultima? Sì. Esatto, Questa? sì. Sì. Allora, questo file Excel, Sì. è il file che permette di fare sostanzialmente. Il calcolo del campione incognito. Esatto, cioè nel senso che se noi abbiamo. E quindi ci deve essere l'informazione sulla calibrazione di quel specifico Certo, fascio e di quella certo, certo. specifica Allora, io fotografia. questa mascherina in questo momento l'ho fatta a mo' di prova proprio per questo seminario. Chiaramente noi nel il file vero e proprio, ad esempio di uno stack, oltre alla curva di calibrazione, così come la vediamo, riferita sempre al suo batch, abbiamo tutti i valori calcolati. Ma quindi la mia domanda è, esiste un file dove c'è tutto, dove stiamo mettendo tutte le cose nelle varie cartelle ordinate, con Sì, tutte le certo, calibrazioni? sono stati tutti distribuiti in archivio GAF Esatto, questo ti e volevo dove si nell'archivio trova GAF, questo? nel Google Drive. Vuole sapere come è organizzato il lavoro che abbiamo fatto su Drive, capito? Questo ti sta chiedendo. Sì. In Google Drive praticamente noi abbiamo messo tutte le cartelle messe in calibrazione, stack, eccetera. Ed c'è un inventario di tutto il lavoro effettuato in quel momento. Ad Allora, io esempio. ora per esempio vado su Google Drive Sì. e lo vado a Lui c'è. cercare. Perché un Google Drive condiviso? Io non Sì. so se. Ah, ecco, Cristina ora ti manda il link. Così, è giusto per vedere un attimo a che punto è il Mamma, sì, lavoro. qui Sì, nella certo. chat. Sì, lo potete scrivere nella chat, sì.
Io l'ho messo già nella chat, ho scritto. Ah, l'hai scritto, ok. Sì, molte cose sono state infatti... Allora, io ora apro questo file che si chiama inventario. Magari gli diamo però un nome radiocromico, qualche cosa, che inventario. Il nome generale è archivio GAF. Inventario è la lista di tutti i GAF. Allora, questa è la lista di tutti i GAF che noi abbiamo. Che cosa mi hai spiegato allora un pochino come ho organizzato tutto? Sì, il nome dell'inventario fondamentalmente vi sono tutti i lotti delle calibrazioni analizzati con il lavoro fatto, se sono stati scansionati, se sono stati analizzati o meno. Ok, perfetto. E questo sarebbe quello che si chiama... Vedi, cioè la prima lista, il primo scansione, eccetera, fondamentalmente tutto con un fatto, perché sono stati fatti tutti i lavori di scansione e calcolo del netto D. Devono essere in parte, o quasi tutti se non mi sbaglio, perché ce n'è una sola fondamentalmente calibrazione, che è questa qua del BCE, che interessava il lavoro di Praga. Quella che sto evidenziando, quella del 22 marzo 2019, giusto? Sì. 22 marzo 2020, me lo ricordo, non lo vedo qua, ma non me lo ricordo. Io, è quella che ora dico, vi evidenzio in, in azzurrino, questa. Sì, è questa qua, rappresentativa qua, su questa slide del... Sì, l'ho messa in azzurrino, lo vedete? Sì, sì. Io no. Sì, guarda. Ah, ok. Ok. Allora, questo significa che è l'unica, diciamo, che fino adesso è stata in qualche modo come calibrazione, perché queste sono calibrazioni, giusto? Sì. Questa è stata quella che tu hai analizzato, perché serviva sì, per dove, il dove abbiamo, dicevo, abbiamo trovato i fit di calibrazione. Perfetto. Invece nell'altro coso, stack, vabbè, non c'è niente ancora. C'è uno... Ci dovrebbero essere... Stack... le scansioni esatto, però non c'è niente vuoto questo, giusto? No, ancora lì non c'è, non avevo capito cosa sta dicendo qua sotto. Vedi che tu c'hai un altro foglio nello stesso file. Sì, no, onestamente non avevo fatto caso in questo. Ok, sì. Quindi questo è vuoto, e qua cosa ci volete mettere qua? Una cosa simile che sono tutti gli stack che noi facciamo. Esatto, diciamo. Ad esempio gli stack ora sono pronti, sono passati a Cristina, che sono poi pronti per essere inseriti. Le scansioni, ve lo puoi dire, sono sempre in questa... Esatto, in le scansioni vengono messe in questo archivio. E ogni cartella per ogni stacco, per ogni calibrazione, contiene non solo i dati di Magei che tipo esce fuori ogni volta dall'analisi, quindi densità ottica e nel caso delle calibrazioni anche la dose. Ma appunto c'è anche, se non sbaglio, ci dovrebbe essere tipo una specie di modulo, ti ricordi quello che avevamo fatto? Sì. Ok, un modulo in cui si dice che cos'è quella misura, se è una calibrazione, se è uno stack, quando è stata fatta. Allora, aspettate un attimo, però un pochettino di ordine. Allora, torniamo un attimo indietro. Dove si trova? Intanto, come si trova la cartella su Google Drive dove c'è tutto questo materiale? Io ti ho mandato il link per email. Nella chat l'ho messo. Archivio GAF. Si chiama archivio GAF comunque. La cartella si chiama archivio GAF? Sì. Archivio. Ma nella chat il secondo link che ho mandato. Sì, sì, ok, perfetto, l'ho trovato. Archivio GAF. Allora, dentro ci sono varie cose. Uno è inventario RCF ed è quello che abbiamo visto prima. Poi ci abbiamo una cartella stack dove ci sono immagini vari stack. Poi c'è REZ, GAF Trento, GAF singoli, va bene, e calibrazioni. Sì. Va bene. Questo il file Excel invece, che è quello lì, ecco, qua torno alla mia domanda iniziale, il GAF, il file Excel che ha fatto vedere Pippo alla fine... È inserito in ogni è inserito nella cartella del batch interessato. Quindi se tu vedi, se tu apri ad esempio calibrazioni... Facciamo questa prova, allora fatemi vedere. Apri calibrazione, vi sono tante cartelle. Sì. Il nome delle cartelle, se ci fai caso, è stato messo, almeno io l'ho messo così, è BT3
slash il numero, eccetera, sì, eccetera, sì. E l'ultima data è proprio quella, batch è la data di raggiamento. Ok, allora apro, ne apro quindi, uno. Apro... Il batch è con data di raggiamento del 22 di marzo. Sì. Troverai... 22 di marzo, aspettate che lo apro. Trovo tre file Excel. Questo. Sì. Perfetto. Esatto. E allora sono il netto di calibration, dove c'è la calibrazione, quelle che si vede in questo caso nel che ho fatto vedere nella presentazione. Un attimo che lo sto aprendo. Sì. C'è da dire che purtroppo sono state fatte in fasi diverse di tempo e di conoscenza mia in particolare. Vabbè, non ti preoccupare, io ora stiamo cercando. Perciò, di... sai, ce ne sono alcune che sono ferme alla fase di resalta, alcuni che ho e poi non ti preoccupare, io voglio capire a che punto è il lavoro e poi come andare avanti. Sì. Non è che... cioè, non c'è problema. Allora, qui dentro, vabbè, c'è questo netto D e c'è la calibrazione. Sì. Questo netto D senza underscore cal, che cos'è? Ecco, questo era il netto D ricavato dal pixel value map, cioè, senza la curva di calibrazione. Senza la curva di calibrazione. Ma serve o non è uguale? Lo possiamo cancellare questo? Sì, ora sì, a questo punto sì. Basta, lo sto eliminando. Perché è lo stesso file che poi aggiungendo la dose erogata, che in questo, oppure la camera, la dose di camera 1, camera 2 che sia, normalmente dose di camera 1 ho avuto come informazione, posso ricavare la serie di dati per X e Y del... E results cos'è invece? Results è il file originale che mi esce da ImageJ. L'unico cambiamento è il che ho messo il numero del GAF invece di operazione 1, operazione 2, operazione 3, operazione 4. A sinistra del questo del... sarebbe numero GAF. Ripeto, questo temporalmente era così. Ora lo stesso lo analizzo direttamente in tutto. Il senso è questo, che mano a mano che faceva le cose step per volta si conservava il file originale. Una volta che arriva... Per non perdere traccia, ecco, questo esatto, voglio dire. Se sbagliava qualcosa del genere. Adesso una volta che poi c'è il file finale con la calibrazione e tutto, quelli in effetti si possono eliminare. Ah, ho capito. Quindi l'unico file che possiamo che potremmo conservare è semplicemente sì. Questo. Sì, poi è quello di... finale. Sì, è quello finale. Io allora, l'ho lasciato per deformazione professionale. Vabbè, io invece cancello per deformazione professionale. Perché normalmente i file originali venivano sempre conservati per un futuro controllo e cose varie. Scusatemi, ma ho cercato... Comunque, per tua informazione, Pippo, quando lavori su Google Drive, c'è un modo sempre di andare a recuperare le vecchie versioni del file. Quindi questa cosa lo fa lui automaticamente, diciamo. Nel Google Drive, però siccome io lavoro sul computer e poi passo su Google Drive, se io non passo del result, Google Drive non lo saprà mai del result. No, certo, questo è... Giusto? Questo o è... mi sto sbagliando, non lo no, so. No, no, non ti stai sbagliando, infatti okay. Dovresti lavorare direttamente io allora, su proprio Drive. Per evitare tutto ciò... Ho capito. Ho sempre fatto, però dall'inizio, ora... Va bene, fai come vuoi, ognuno... Purtroppo temporalmente sono andato avanti, ecco, questo voglio dire. Quindi... Allora, io invece ora voglio capire una cosa. Quindi voi avete, sostanzialmente, ditemi se ho capito male, avete completato la calibrazione di questi EBT3 fatti a 30 MeV, questo era un full energy, batch E del 22 marzo 2019. Perfetto. Quindi abbiamo anche la retta di calibrazione, abbiamo i quattro coefficienti della polinomiale con cui... avete fittato i dati e abbiamo qui in questa paginetta, questo documento finale, se io infilo il fondo e calcolo la netto campione incidente, cosa c'ho qua? Campione inch, fondo incognito, netto D, dose ricavata. Cioè, cosa devo fare io se per esempio non so niente, giusto? Sì. Però ho un radiocromico irraggiato a 30 MeV e voglio sapere qual è la dose. Sì. Allora io cosa faccio? Vengo qui e dico, vabbè, ho il mio EBT3, uso questa calibrazione. Sì. Cos'è che devo fare per riuscire a calcolare la dose? No. C'è la domanda capita? Sì. Questa chiaramente, cosa devi fare per...
Campione incognito, in questo caso qua infatti è stato messo più tranquillo. Qua dovevo mettere chiaramente una mascherina o altre cose, purtroppo ho fatto così perché era quella che avevo mandato a Giuliano e Cristina per fare una verifica dei dati fondamentalmente. Se vabbè, no, ma io voglio capire che cosa sarebbe. Campione incognito cosa sarebbe? Sarebbe il campione incognito in questo caso sarebbe quella, l'intensità dei pixel. Quindi questi è l'intensità dei pixel value? Sì. Letta con image j, giusto? Esatto. La media. Sì, la media sempre. Quindi questa si chiama media dei pixel irraggiati. Ma se questo è per fare questo, io poi penso... questo sarebbe l'alto sarebbe il fondo. Sì. Sempre sarebbe pixel value del fondo del campione incognito, zona non irraggiata del campione incognito. Ok, la netta OD è quella che si calcola. Quella calcolata tra uno e l'altro. Perfetto, perfetto. E dose, questa è la dose di cavata mi esce fuori dai fattori, dai coefficienti della linea di tendenza. Perfetto, ok. Benissimo, chiarissimo. E sto numero 0.0184 una prova. Ah, una prova. Ok. Va bene, ok, chiaro. Allora, voi avete fatto questa cosa per questi pezzi e chiaramente ora man mano andremo avanti con gli altri, giusto? Certo. Questa è un po'... Ora che ho acquisito, sì, ecco, cerco di capire come acquisisco informazioni e cerco di aggiornare il tutto, ecco. Scusate, l'equazione del fit è scritta da qualche parte per gli BT3 e per gli HD? Cosa? Non ho capito. L'equazione del fit che ho utilizzato per il fit è scritta da qualche parte? È una polinomiale. No, giusto per avere traccia, no? Magari uno ha un documento tipo all'inizio dove anche un documento, un Google Doc, insomma. Sta usando una polinomiale di terzo ordine, se tu nel quadratino dove sei, praticamente vedi che tipo qua, come si chiama? Sì, io l'equazione la vedo scritta, sì, questo lo sto vedendo dalle caselle, io dico se c'è scritto in maniera pulita da qualche parte. Ah, no. Sì, Giada, scusi, ma vedo che quel grafico è stato cambiato in qualche modo, perché io ho sempre messo come da slide l'equazione della linea di tendenza e l'R quadro. Infatti non lo sto trovando là, non saprei, onestamente non saprei. Sì, vabbè, diciamo che basta mettere in un quadratino anche qua sopra. Sì, no, quello gli faccio l'inserimento, perché normalmente inserisco quello là che ho nella slide di PowerPoint in questo momento. Cioè, il grafico con visualizzato sia l'equazione della linea di tendenza sia con il coefficiente di correlazione quadrato. Sì. Ma qua non c'è. Allora, ora vi faccio una domanda. Ho fatto qualche cosa che non andava, non lo so, onestamente, non saprei ricondurre. Va bene, diciamo che è ovvio, ci deve essere l'equazione, vabbè, magari non lo sa. Sì, 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 normalmente... Ora, una domanda. Questo file l'avete chiamato netto di calibrazione? Sì. Oh, quindi non c'è nessun riferimento al nome del file, all'energia e al tipo di radiocronometro? Ma è messa nella cartella unica. Aspetta, fammi... Scusami. Io quello che volevo dire, però su questo ci dobbiamo ragionare tutti quanti. Facciamo così come ha fatto Pippo fino adesso, cioè lui, io ho capito bene come avete fatto, voi state mettendo praticamente in ogni cartella una calibrazione, che effettivamente ha un senso. Sì. Quindi ci sono tutte le immagini della calibrazione e il file. C'è anche un file Word. E c'è anche... Le informazioni sulla calibrazione. Ok. Cioè, quello dicevo prima, dove è stata fatta, che energia... Perfetto, sì, sì, sì. No, io semplicemente mi chiedevo, ma forse mi sono già risposto da solo, non è il caso di fare un unico file con tutte le calibrazioni, giusto? Un unico file Excel dove mettiamo tutte le calibrazioni. Forse no, conviene fare così ed è più... No, solo con i coefficienti delle curve. Tu dici tipo ogni foglia... Beh, ci sono i coefficienti delle curve. Tu dici, per esempio, Pablo, tipo, ogni foglio...
ogni foglio una calibrazione. Cioè, una volta che noi abbiamo... Allora, questo lavoro che state facendo lo dovete continuare così, io sono d'accordo. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è che magari anche se il file è dentro la cartella specifica, comunque chiamiamolo in un modo univoco il file, cioè chiamiamolo netto di calibrazioni, però mettiamolo EBT 3, 22 marzo, insomma, 30 MeV. Perché come la sennò... cartella allora? Come? Con lo stesso nome della cartella. Per esempio. La cartella è identificativa, per esempio. Esatto. E allora mettiamo questo, no, questo file, chiamiamolo allo stesso nome. Ok. Perché sennò poi quando uno lo cerca su Google Drive... cioè se le mettiamo tutti questi nomi uguali gli compaiono 10 di questi nomi, vabbè, questa è una cosa, quindi poi va bene, sono d'accordo Pippo, allora continuate a fare così, cioè in ogni cartella tu fai lo stesso lavoro ovviamente per le altre. Poi allora a questo punto aspetta un attimo, fatemi finire un secondo. Scusami. Poi quando diciamo questo lavoro è finito con tutte le varie calibrazioni, se valutiamo sia il caso di fare poi in più, una volta che tutto è finito, un unico file Excel dove mettiamo non tutti questi numeri che hai messo e tutte queste cose qua, ma mettiamo solamente i coefficienti del fit in tante schede, quindi facciamo tante schede quante sono le calibrazioni e in ognuna mettiamo semplicemente il plot con i coefficienti di tendenza e la casellina dove uno ci infila la dose, ci infila la densità ottica e calcola la dose, forse è più comodo. Però su questo lascio la decisione, poi, ma comunque sarà dopo a Cristina e Giuliana. Poi questo lo decidiamo dopo, va bene? Era giusto così una nota. Tanto per avere tutto poi insieme in uno stesso file. Però intanto procediamo in questo modo, io... Sono d'accordo. Che volevi dire? Scusami, Pippo, ti ho interrotto. Cioè... Io mi sono perso, chiaramente, quello che ti dovevo dire. Dire allora che chiaramente allora mantengo solo un file, il file finale, il netto di cal. Inutile che metto allora il file result, il file netto di o il file, perché fondamentalmente è lo stesso file che viene di volta in volta aggiornato. Sì, tipo io anzi ti consiglierei... Elimino le tracce, insomma, questo voglio dire. Sì, ma se è possibile, lavora direttamente con dei file Excel direttamente dentro Google Drive, è più comodo. Cioè non lavorare... Io preferisco lavorare sul computer, onestamente. A meno che devo... Ok, ora ci smanetto un pochino. È lo stesso. Vabbè, comunque, ok, ci smanetto un pochino e così vedo se... Io anzi temo che quella cosa che tu hai fatto, che tu avevi detto, hai scritto l'equazione col coefficiente R, io temo che sia scomparso perché l'hai messo forse dentro Google Drive. Formate diverse. Potrebbe essere anche Office diverso, 2016, 2010 e così via. Questo non ci avevo riflettuto. È possibile. Allora, stavo cercando di vedere, per esempio, serie, data 1. Aspettate un attimo, Trend line, linear, polinomiale. Ecco, voi lo vedete che sto facendo la polinomiale? Di grado 4. Ah, ok. Di grado 4. E lui ha fatto una polinomiale. La vedete? È bruttissima questa cosa. Ma che è? Dove sei Pablo? Sono dentro netto d underscore cal, il file quello vostro. Ah, netto d. Sempre questa qua, 30 MeV, scusami, 30 MeV? Sì, quello lì che abbiamo lavorato. Io vedo già da... Ecco, ora Cristina è entrata dentro. Ah, sì, qua sono. Ho fatto la linea di tendenza. Ma gli hai dato forse il grado sbagliato di polinomiale? Ah, sì, che grado deve essere terzo. Terzo. Tre. Eccolo, qua l'ho fatto. Ok, ora sì, era un po' sgorbia. Era troppo vicino ai dati, perciò ci deve essere un grado di troppo. Allora, questo qua. Allora, lui immagino che li calcola anche i coefficienti Data Labs, no. Sì. No, Data Labs è un'altra cosa. Show R4. Gli devi dire di mostrare la curva di tendenza. Ti dà la curva R. Lo sta mettendo Pippo. Io gliel'ho detto, vabbè. No, devi cliccare, passa sui dati. Pensi sulla linea. Sulla linea, detto. Ah, sulla linea devo cliccare.
capito? No. Non lo so. Queste sono le tips. Aspetta, scusate, ma scusa Vittorio. No. Sì, sì, forse posso essere. No, io normalmente mi piazzo su un punto, praticamente ti metto di. Ma è grado polinomiale. Mostra il re. È diverso da quello che. Perché l'Excel è normale. No, perché poi cioè, visualizza l'equazione della linea di tendenza e visualizza il coefficiente di correlazione, ma non è questo quello che mi compare a me. Vabbè, ho capito, è un po' diverso, Ippo, però ci deve essere, sì. Io suppongo. Ah, ok, aspetta, tu quindi fai che tu lavori su Excel di Windows e poi lo carichi. Yes. Ah, io vado su Windows, lavoro su Windows, okay. Office Excel e poi... Allora, quindi si carisce perché praticamente... Che ho verificato i numeri, quella maggior ragione, quelli che metto, dose, erogate, eccetera. Sì, vabbè, ho capito. Poi lo carico. E quando lo carichi sicuramente lui c'è qualcosa che non si prende. Sì, infatti. Perché infatti quello che lui ci ha mandato per mail, io l'ho scaricato e mi risultava diverso effettivamente. Come quello sì, è questo sì, qua, sì. Io ho mandato questo con quei dati che ha trovato, cambiando incognito, eccetera, che era la prova per vedere se andava bene la curva di calibrazione. Il mistero risolto. Vabbè, sicuramente il modo di fare la stessa cosa qua ci sarà. Allora l'ho trovato. Infatti, se vedete ora l'equazione l'ha scritta lui sulla destra. Sì. Solo che non capisco perché la fa così piccolina. Vabbè, comunque c'è il modo di far comparire la linea di tendenza anche in questo caso. Va bene, allora facciamo una cosa. A me questo, diciamo, però aspetta, Pippo, io lo capisco che tu vuoi lavorare su Excel, però anche questo è Excel, dobbiamo cercare di lavorare in un modo omogeneo, perché non lo so, se no facciamo... Pablo, ci vado a sbattere un pochino la testa su questo. No, ma aspetta, ma perché ci sbatte la testa su che cosa? Questo è Excel. Vabbè, niente, allora non ci sbattere la testa. Se tu vuoi lavorare in quel modo, lavoro in quel modo, va bene, dai, non smuoviamo niente. Sì, però se poi il trasferimento mi fa sparire sia uno che l'altro, va bene che io metto... No, però allora facciamo una cosa, aspetta un attimo. Come ha detto, allora facciamo una cosa, come diceva prima Giada, tu ti calcoli questi benedetti coefficienti che li hai scritti qua, giusto? Sì. I coefficienti, quindi sono scritti qua, basta. Allora, io direi che questi coefficienti qua, li mettete bene in chiaro l'equazione, magari sopra il grafico la scrivete, bella grande... Sì. Quindi qua ci scriviamo equazione di fit, due punti, no? Qua sopra, e gli mettete la funzione. Il termine nodo sarebbe T, quindi sarebbe sì. Y uguale, è una cosa così, no? Fate P. Ma dov'è? Y uguale P più... P1 moltiplicato X più P2 moltiplicato X al quadrato. Vabbè, l'ho scritta qua e la completate. Mm-hmm. Va bene? Così la sappiamo, vabbè, lavora come vuoi, dai, è inutile che, diciamo, facciamo confusione. E allora, casomai, allora la ricopio sopra la formula, in modo tale che così quando si caricherà in Drive, in ogni caso la formula sopra resterà sicuramente. Va bene. Dove e tu ti fai il grafico in Excel e poi te lo trasporti qua come ti viene meglio, dai. Sì. Va bene. Allora, questa è una cosa che volevo dire. Poi un altro commento che volevo fare è com'è che volete procedere quindi ora? Quali sono le priorità rispetto anche agli esperimenti che abbiamo da fare e tutto? Perché c'è un sacco di lavoro ancora da fare, ovviamente, qua. Sì, io già ora sto facendo Trendo, i graf di Trendo, come da planner di Giada. Va bene, no, dico, l'importante è che siamo d'accordo, io non voglio entrare. Perché quelli di Trendo, che sono due stack da 120 GAF o qualcosa del genere, di cui uno è quello dato da 1 millimetro che è stato disastroso, già sono stati caricati, stamattina li ho caricati anche in Drive, ci dovrebbero essere già,
E ho caricato anche il NetOD, se non mi sbaglio. E questi di Trento sono... Ora sto facendo la calibrazione del batch, del batch R, in modo tale che poi posso dargli la dose ai, a quello dello stacco, ai gaff dello stacco. E quindi questi di Trento sono praticamente... Infatti sono EBT3 a 30 MeV, per questo tu hai fatto prima questa calibrazione. Sì, ma io già c'era questa calibrazione, era da completare più che altro, perché era una tra le prime calibrazioni che ho scansionato e mi sono fermato al punto in cui ero preparato. Ecco. Vabbè, ma è l'unica, giusto? Perché solamente sì, questa. Sì, è la R, è il batch R? Cosa? Quello di Trento? Non mi ricordo. Aspetta, vabbè. Ce l'ho io scritto qua che mi scrivo tutto. F, scusami. F. Quindi se io vado in calibrazioni, sì? EBT 30 MeV sempre, giusto? No, o un altro. No, non sono calibrazioni. Sì, EBT 30. Batch F 60 Batch MeV. F è l'unico batch F fondamentalmente. Perfetto. E se io apro ora l'Excel... Qua ci sono solamente dei numeri, non c'è ancora la calibrazione. No, e infatti ho detto sono fermo. Ho capito. Quindi okay. Il prossimo passo devi fare questa. Esatto. Ho capito. Io stavo incominciando ora a fare la calibrazione vera e propria. Va. Aggiungendo la dose e facendomi il grafico, facendo uscire la curva polinomiale e inserendola poi nel... Quello che ho fatto diciamo per con mezzo, esatto. Adesso per tre. Chiaro, va bene, chiarissimo. Ok. Va bene, io e poi subito dopo continuerò con il lavoro che dovevo svolgere prima, ma che non sono arrivato per mancanza di preparazione, parliamoci chiaro, di fare tutte le calibrazioni di tutti i vari batch A, B, eccetera, insomma, tutti quelli che sono stati inseriti nel Google Drive che ancora mancano di calibrazione. Come dite? Non sento niente. Qualcuno ha chiesto qualcosa, non ho capito. Boh, non lo so, io non sento niente. No, infatti. Ah, ok. Sarà stata un'interferenza. Forse qualche interferenza. Ah, va bene, ok. Va bene, allora sentite, io non lo so, finirei qua, se non c'è qualche... Magari vorrei sentire un commento da Giuliana, uno da Cristina, e se ce l'ha uno da Giada. Posso dire una cosa prima dei commenti? Certo. Scusatemi se vi sto ma la curva di calibrazione che devo fare io, cioè quella che poi metteremo con unico file, non è il caso di mettere anche una mascherina di questo genere? Oppure la lascio solo con... No, ma per adesso, guarda, fai finta che io quella non cosa... Non ha importanza. Quella cosa io prima non l'ho detto, faccio finta che non l'ho detto. Ok? Va bene. Noi ora dobbiamo fare come avete fatto voi fino adesso, cioè in ogni cartella... Mettete un'immagine come questa e se vedete io ti ho fatto la mascherina, gli ho messi i colori ora in quello che si chiama NetOD Cal 30 MeV. Ah, l'hai fatta tu direttamente? Sì, non l'avevo visto. Okay. L'unica cosa, a me non mi piace questo, cambiamo il nome per favore del file, così gli diamo un nome univoco, perché sennò finisce che ci confondiamo. Per adesso lavoriamo come abbiamo quello che avete fatto va bene, per me va benissimo, diciamo. Va bene. Non confondiamo le cose, così tu nel frattempo prendi pratica, impari, cioè, se no se facciamo troppe cose poi finisce che cioè sbagliamo, va, insomma, piuttosto che fare il bello. Scusate se vi ho interrotto prima. Ok. Se ci sono commenti da Giuliana, poi Cristina e Giada, o se no penso che sia abbastanza indipendente ora, tipo, diciamo, in tutta la procedura, dall'inizio fino alla fine, ma sta facendo tutto da solo. Grazie, ma io in ogni caso... Grazie, in realtà, culiare. Io vengo a culiare quando sono in ambascio, per qualche problema, chiaramente. No, vabbè, il mio commento è che... Vabbè, niente, che sta facendo quello, insomma, per cui come ci siamo coordinati per il lavoro, quindi tutto bene. Appunto, quando c'è un dubbio, comunque non si muove mai prima, cioè se ha un dubbio, prima chiede, quindi comunque è sempre tutto coordinato.
tra virgolette, supervisionato, quindi diciamo non è, è da solo, ma fino in, nel senso più buono del termine, va. Quindi tutto bene per me. Grazie. Allora, Giada ha scritto commento nella chat, bisognerebbe aggiungere in queste cartelle anche le calibrazioni fatte a Legnaro, o ci sono già? No. La calibrazione di Legnaro è tutta un'altra storia, diciamo, perché non, c'è neanche, non ci sono neanche le dosi, a parte i 5 metri. Quindi, forse quella dei 5 metri si potrebbe fare a un certo punto, no? Adesso io posso mettere il file Excel che ho fatto. In realtà, vabbè, è organizzato in modo diverso perché io ho un unico file per tutti i GAF a 5 metri. Quindi un unico file Excel. Quindi, cioè, rispetto a come sono organizzate le cartelle qua, lo dovrei modificare. Sì, vabbè, dico però, no, modificare, no, eccetera. È perché c'è tutta la calibrazione col SEM, che è la stessa. Certo, no, semmai il discorso è che mettere sempre in questa cartella grande che abbiamo chiamato, come l'avete chiamato, calibrazione, insomma... Mettere anche quelle, cioè nel senso, ma non che devi cambiare niente, che fai il lavoro, perché? Sì. Cioè questa cartella che si chiama archivio GAF, a un certo punto ci mette calibrazioni, ci mettiamo pure EBT3, cia, con la data, Legnaro, e là dentro ci metti il tuo file, semmai. Sì, vabbè. Questo semmai può essere, quando via via che man mano è definitivo, perché tu hai fatto solo i 5 MEV, giusto? Sì. Però ci sono le alte energie, tra l'altro ne dovremmo anche le scansioni le posso già mettere perché sono tutte fatte. Va bene, sì, dico pian pianino aggiungere quelle cose man mano che le fai, perché peraltro Giuliano, quando fra qualche tempo magari facciamo invece una discussione, invece un venerdì facciamo una discussione con te appena finisci questa analisi, se la guardiamo può essere interessante. Sì, più in là, dico, va. Vabbè. Io ho caricato però per Pisa, ho messo questa calibrazione nella stella di Pisa, che a RAN marzo 2021, però andando l'ho messa lì, perché in realtà mi sono ritrovata il file Excel in cui c'era la calibrazione degli altri batch fatta con lo scanner di Pisa, quelli che abbiamo usato a marzo, non lo sono ritrovata, ce l'avevo io, non me lo ricordavo più. E quindi l'ho messo nella cartella e l'ho aggiornato, cioè ho fatto un altro foglio con la calibrazione BT3 laminated 5 MeV con i valori delle dosi per ogni GAF, perché una volta che voi arrivate là lunedì, certo, dovete fare l'estensione di questi GAF. Ma senti, io dentro LPA2 experiment, ma no, non lo vedo questa cartella. No, è RAN marzo. Ah, RAN marzo 2021? Sì. E poi sta dentro? E c'è uno, c'è un file Excel, no, è una cartella. Aspetta. Allora, cartelle, là dentro c'è calibrazione RCF LNS Epson B600 Pisa, Photo Run Pisa marzo 2021, RCF Scan 12.000 XL Pro, RCF Scan B600 Photo, SPET e TP, non c'è altro. Questo è un file Excel, non l'ho caricato. Ah, sì, Optical Density Underscore Calculation. Sì, questo. Ah, ok. Ok, vabbè. Vabbè, tanto poi ci andiamo sentendo, Giuliano, comunque. Certo, no, quello dico, siccome l'ho aggiunto, l'ho messo oggi. Cioè. Ok, vabbè. Questo serve. Va bene. Se non hai la cartella condivisa. No, questo è per l'esperimento di Pisa specifico.